Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. In quest'ultimo periodo sto leggendo tante cose e tanto belle, soprattutto i fumetti. Direi di iniziare con una graphic novel che mi ha colpito tantissimo, ovvero Special Exits di Joyce Farmer. Questa graphic novel è edita da Eris Edizioni al prezzo di 17 euro ed è un fumetto che parla di una coppia anziana e dei suoi ultimi anni di vita. Quindi noi vediamo come affrontano la vita quotidiana, come affrontano il decadimento del loro corpo, della loro mente, come affrontano la vecchiaia, la malattia, come si supportano o meno a vicenda, e in particolare vediamo anche il rapporto che ha la figlia che si prende cura dei suoi genitori, appunto ormai anziani. È una storia che ho trovato estremamente interessante e toccante, infatti ho dovuto leggerla a piccole dosi perché a tratti facevo un po' fatica a leggere. È una storia molto forte ed emotiva e si percepisce che nasce da qualcosa di vero, si sente che è reale questa storia, infatti l'autrice ha preso spunto dalla propria esperienza personale per narrarci la vita di questi due anziani. Mi ha colpito che non ci fossero, tra virgolette, delle censure per quanto riguarda gli atteggiamenti di questi protagonisti, ma anche il loro aspetto fisico, perché l'autrice non li ha disegnati belli, non ha cercato di addolcire alcuni loro atteggiamenti o alcune situazioni in cui si trovano, è tutto senza filtri e questo lo rende ancora più forte, secondo me, e ancora più reale. Non si parla esclusivamente dei problemi legati all'invecchiamento, ma vengono messi in risalto anche le criticità della nostra società quando si parla di anziani, soprattutto nell'ambito sanitario. È una cosa che ho trovato molto importante perché la sanità è un ambiente per me fondamentale e importantissimo e mi ha fatto veramente male vedere come si desse poca importanza alle malattie e ai problemi di due persone solo perché anziane, solo perché vicine alla morte. Non vale la pena investire il proprio tempo e i propri soldi per fare star bene delle persone vecchie. È una cosa che mi ha fatto un po' soffrire, però rispecchia quella che è la mentalità della società d'oggi, in particolare di quella americana, visto che il fumetto è ambientato appunto in America. È un fumetto che mi ha toccato nel profondo per la situazione familiare che sto vivendo in questo momento e mi ha fatto riflettere. Da una parte potrebbe essere considerata una lettura un po' scomoda perché comunque parla di vecchiaia e di morte, due argomenti che secondo me al giorno d'oggi non vengono enfatizzati, non si trattano più di tanto perché sono momenti della vita in cui a cui nessuno vorrebbe pensare se non il più lontano possibile. Fa male pensare alla morte, fa male pensare di invecchiare, di non essere più in grado di occuparsi di se stessi, però l'ho trovata una lettura necessaria proprio perché non si parla abbastanza, secondo me, di questi argomenti. Le persone anziane vengono un po' dimenticate, un po' allontanate proprio perché ci ricordano l'avvicinamento alla morte, alla fine della nostra vita. Purtroppo non parlandone non è che si evita il problema, prima o poi capita a tutti, fa parte del ciclo della vita. Per quanto le tematiche trattate siano importanti, non ho trovato questo fumetto pesante, perché comunque ci sono tanti momenti della loro vita quotidiana un po' buffi, in particolare il rapporto che hanno con la loro gatta, che ho trovato veramente molto simpatica perché si è affezionata tantissimo a questa coppia di vecchietti mentre odia a morte la loro figlia che tutte le volte viene a pulire e si ritrova a mille graffi. Ci sono quindi sì dei momenti di riflessione, di spunto, altri momenti molto tristi, però ci sono anche dei momenti un po' più leggeri. I disegni, per quanto mi riguarda, non sono fra i miei preferiti, però li trovo molto indicati alla storia proprio perché non cercano di abbellire i personaggi, non cercano di censurare alcuni avvenimenti. Ho trovato particolarmente interessante il fatto che l'autrice raccontasse nel dettaglio i momenti in cui la figlia si occupa dei propri genitori, in cui li lava, li pulisce. È una scena abbastanza
forte, però non viene addolcita in alcun modo in questo fumetto. Non è qualcosa di straordinario, eccezionale, perché parla comunque di vita quotidiana, ma nel quotidiano ci sono comunque molte cose importanti che non bisognerebbe dimenticare. Un altro fumetto che ho letto recentemente che mi è piaciuto tantissimo è Soppi di Philippa Rice. Ho fatto un'intera recensione su questo fumetto sul mio blog, quindi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. Molto brevemente parla di una storia d'amore e anche in questo caso si basa sulla quotidianità, quindi tutti quei piccoli gesti quotidiani che rendono speciale una storia d'amore. L'ho trovata una storia veramente delicatissima, molto tenera, anche i disegni sono veramente dolcissimi e niente, è la lettura ideale se siete in un momento di tristezza, perché vi farà venire spontaneamente un gran sorrisone. Tra l'altro io ce l'ho in inglese, ma è uscito da poco anche in italiano, se non sbaglio, per edizioni BD. Ho poi finalmente letto Elantris di Brandon Sanderson. Questo è un mattoncino, però almeno è un volume unico, non si tratta di una serie, ed è un romanzo fantasy, edito da Fanucci al prezzo di 26 euro, e sì, è una brossura. Io in realtà non ho letto la versione cartacea, ma in ebook, perché ero in viaggio e portarmi indietro questo mattone non era assolutamente il caso. Mi sono recuperata però il cartaceo perché a Lucca ho incontrato Brandon Sanderson e quindi ne ho approfittato per farmi autografare anche questo libro, oltre a Miss Bourne. Se non avete mai letto nulla di questo autore, ma vi piace il genere fantasy, in particolare life fantasy, e avete paura di cominciare una serie, questo libro fa assolutamente al caso vostro. Io l'ho adorato. Per terminarlo sono rimasta sveglia la notte, cosa che non mi succedeva da anni. Mi ha emozionato veramente tantissimo e è un libro straordinario. Questa storia è ambientata in un mondo in cui alcune persone subiscono dei cambiamenti, la loro pelle diventa argentea, così come i capelli, e vengono dotati di poteri magici. E queste persone vivono ad Elantris, la città degli dei. Un giorno però questo dono si trasforma in una maledizione, le persone invece che diventare dei muoiono, tra virgolette, perché perdono capelli, la loro pelle diventa scura, a macchie, il loro battito cardiaco cessa. Queste persone vengono rinchiuse ad Elantris senza cibo, senza acqua, senza nulla, e sono costrette ad una vita misera perché non possono morire, però sentono comunque bisogno di nutrirsi, e se si fanno male sentono quel dolore per l'eternità. La storia ci viene narrata da tre punti di vista: dal principe Rauden, che si risveglia un giorno colpito da questa maledizione e viene rinchiuso ad Elantris; Sarene, la ragazza che avrebbe dovuto sposare il principe per ragioni politiche, che non lo aveva mai incontrato prima; e Rathen, una sorta di grande sacerdote di una delle religioni principali di questo romanzo. Ho praticamente adorato tutto di questo libro, a partire dai personaggi che ho trovato molto intelligenti, arguti, non privi di difetti, perché comunque hanno le loro criticità, però sono consapevoli comunque di essere umani, di non essere perfetti. Soprattutto il principe, che invece che essere una persona un po' spocchiosa dell'alta, diciamo, società, è una persona estremamente umile. Ma anche Sarene, che è una protagonista femminile fortissima, veramente con carattere, che tiene testa a tutta la nobiltà anche da sola. Per quanto mi sia piaciuto leggere questa storia da tre punti di vista differenti, ho trovato a volte superfluo l'alternarsi di questi capitoli, proprio perché a volte i personaggi non avevano molto da dire, soprattutto nel caso del grande sacerdote. Il sistema magico di questo romanzo l'ho trovato molto affascinante, anche se abbastanza complesso e non tanto presente come magari accade in altri libri fantasy. È comunque una scoperta continua ed è una cosa che mi è piaciuta tanto, anche se alcune cose secondo me non vengono spiegate in maniera, tra virgolette, esaustiva. Un'altra cosa che mi ha fatto leggermente storcere il naso è che, trattandosi di un libro così lungo, sono quasi 700 pagine, ci sono alcuni punti un po' noiosi, un po' lenti e statici, magari appesantiscono un pochettino la lettura. Però ne vale assolutamente la pena, perché succedono veramente tante cose belle e inaspettate.
E una cosa che mi ha colpito molto, al di là del lato fantasy della storia, è che in tutti i libri di Sanderson trovo una componente religiosa. In questo caso non si parla di una sola religione, ma di diverse religioni che per un motivo o per l'altro sono collegate fra di loro, ed è un aspetto per me molto interessante. Per quanto siano delle religioni inventate, tra virgolette, riflettono comunque molto quello che è la situazione reale, e in particolare la lotta che vive il personaggio religioso di questa storia è molto interessante e si può rispecchiare nel suo personaggio veramente chiunque. Mi piace molto come scrive Sanderson e mi piace il fatto che si impegni così tanto a rendere vero e autentico qualcosa di fantastico ed inventato, e nonostante sia un'opera di fantasia ci sono tantissimi riferimenti alla realtà, alla nostra società, quindi fantastico. Ho letto poi Eppure sogno un dolce amore di Kou Yoneda, un volume unico edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€, ed è uno dei primissimi yaoi che io abbia mai letto. La storia parla di un uomo omosessuale che si innamora di un ragazzo più giovane di lui, che però è etero. I due instaurano comunque una buonissima amicizia, solo che a lungo andare questa persona deve far fronte ai propri sentimenti. Ovviamente non posso dire altro perché, trattandosi di un piccolo volume unico, rischierei di farvi spoiler. Nel complesso questo fumetto mi è piaciuto molto. I personaggi sono maturi, quindi per me è più facile rivedermi in loro, soprattutto per i diversi problemi a cui devono far fronte, e mi ha colpito molto la sensibilità di questi personaggi. Sono dei personaggi un po' in lotta con se stessi perché non riescono ad esprimersi completamente nella società in cui vivono, in particolare sul posto di lavoro. Il protagonista è un uomo molto superficiale che non si butta in relazioni serie ma soltanto rapporti occasionali con altri ragazzi, e dovrà far fronte a un sentimento nuovo, ad un sentimento vero che gli nasce per una persona che probabilmente non lo ricambierà mai proprio perché ha un orientamento sessuale diverso dal suo. Nonostante i personaggi siano un tantino stereotipati, la storia rimane comunque molto piacevole ed offre diversi spunti di riflessione, soprattutto per quanto riguarda il rapporto fra orientamento sessuale e lavoro. Vi faccio vedere giusto qualche tavola di questo manga per darvi un'idea generale dello stile di disegno di questa autrice. A me nel complesso sono piaciuti. Un altro fumetto che mi è piaciuto tantissimo è La memoria dell'acqua di Mathieu René e Valérie Vernet. Sicuramente li ho pronunciati male, perdonatemi, ma li trovate scritti qua sotto in descrizione. Questo fumetto fa parte della collana Tipi tondi di Tunué e costa 16,90€. La protagonista di questa storia, ovvero Marion, si trasferisce assieme alla madre in un paesino vicino al mare in cui una volta abitava sua nonna. Sono costrette a spostarsi per motivi familiari e in questo luogo Marion riscoprirà un po' le sue radici, in particolare scoprirà qualcosa di più sul nonno che non ha mai incontrato e quindi sulla sua famiglia. La protagonista, un po' per come è disegnata, un po' per il carattere, mi ha ricordato Lilo di Lilo e Stitch e mi sono subito affezionata a lei, probabilmente anche perché ha molto contatto con l'acqua, con il mare, curiosa, vuole esplorare, vuole informarsi sulla sua famiglia, sul nonno, non lo so, l'ho sentita molto vicina a me, mi è piaciuta molto per questo. Poi ha un rapporto secondo me molto importante con la madre, un rapporto molto vero, perché nonostante siano molto legate come delle amiche, non mancano attriti o problemi. È una storia anche un po' misteriosa perché tira in ballo delle leggende e superstizioni legate al mare, al mondo dei marinai. L'ho trovato veramente molto interessante questo alone un po' paranormale. I disegni così come i colori sono molto delicati, ovviamente il blu la fa da padrone perché è una storia che c'entra tantissimo con l'acqua, non solo per la posizione, diciamo, geografica dell'abitazione, la vicinanza del paese con il mare, ma proprio perché il nonno era un marinaio. L'acqua gioca un ruolo importantissimo all'interno della storia. E personalmente è una storia che mi ha colpito molto, sia a livello comunque emotivo, perché da subito ho provato una forte empatia con la protagonista, quindi è stato bello scoprire assieme a lei delle cose sulla sua famiglia, ma anche delle cose su se stessa. E dall'altra parte ci sono dei personaggi comunque molto interessanti,
fra cui un uomo misterioso, un po' burbero che mi ha ricordato un po' il nonno di Heidi. A parte questo, è una storia veramente carinissima che vi straconsiglio di leggere, non solo se siete giovani ma anche se siete un po' più grandi, in particolare se vi piace l'acqua, un po' di leggende, superstizioni legate a questo mondo, assolutamente consigliato. Ho letto poi Il corpo sa tutto di Banana Yoshimoto, finalmente dopo mesi e mesi sono tornata a leggere questa autrice con una raccolta di racconti. Questa edizione è vecchissima, è I canguri della Feltrinelli, ma il libro dovrebbe essere disponibile nell'edizione economica, se non sbaglio, sempre della Feltrinelli, attorno ai 10 euro. Io questo l'avevo recuperato da libraccio. Come vi dicevo, si tratta di una raccolta di racconti che vede per protagoniste tutte donne che affrontano un dolore. Raccontano un dolore presente o passato e cercano un modo per guarire da questa situazione. Quindi noi vediamo comunque storie molto diverse, situazioni familiari, personali, molto differenti, però il filo conduttore è appunto questa voglia di guarire, il modo in cui alcune riescono meno a guarire e i vari ostacoli che si frappongono in questo loro cammino, perché comunque c'è il terrore di rimanere ancora ferite. Oltre a parlare di dolore e sofferenza, si parla comunque di vita, di morte, amore e distanza. Sono i classici argomenti che ho ritrovato anche in altri romanzi della Yoshimoto e che mi ha fatto piacere ritrovare anche in questi racconti. Ovviamente ci sono alcuni racconti che non mi hanno detto nulla, che mi hanno lasciato abbastanza indifferente, altri invece che mi hanno colpita tantissimo, che mi hanno emozionato e che mi hanno detto qualche cosa proprio per questo forte legame con un vissuto difficile, un'esperienza personale particolare che segna però una persona per praticamente tutta la sua vita. Nonostante siano ambientati in una società distante dalla nostra, ci si può facilmente rivedere in queste situazioni proprio a livello personale, ma in generale ci sono comunque dei principi che ritroviamo anche nella nostra società occidentale, quindi è facile rivedersi ed è facile trovare comunque ottimi spunti di riflessione. Una cosa che apprezzo molto di questa autrice è che è in grado di parlare di tematiche importanti e a volte difficili e un po' tristi in maniera veramente molto delicata e semplice, come se fosse all'ordine del giorno. Analizza profondamente i suoi personaggi, dà voce ai loro pensieri ed emozioni, voce che altrimenti non scopriremmo mai, perché come capita in tanti casi le persone sono represse, non riescono ad esprimersi, un po' per difficoltà personali e un po' perché non c'è spazio per l'individualità. Spesso nella società, soprattutto al lavoro o in contesti sociali, non c'è spazio per i propri sentimenti, per essere veramente se stessi. E quindi si tiene sempre tutto dentro e quando vai a scavare c'è veramente un mondo. Ultimo fumetto che ho letto, Il piccolo Caronte di Sergio Algozzino e Deborah Allo. Questo fumetto è sempre edito da Tunué e ha un prezzo di copertina di 16,90€. Protagonista di questa storia, come si potrà ben capire dal titolo, è il figlio di Caronte, ovvero Mono. Un bambino che all'improvviso si trova costretto a dover imparare il mestiere del padre perché questi scompare nel nulla. È quindi un viaggio vero e proprio nell'oltretomba, ma non solo, alla scoperta di questo mestiere, ma più in generale della vita. È una storia di formazione per quanto riguarda questo bambino, una storia che parla molto di vita, di morte, una storia anche di consapevolezza. I disegni di questo fumetto sono qualcosa di eccezionale, sono veramente bellissimi. Mi davano molto l'idea di essere all'interno di una favola ed è un po' così che ho vissuto questa storia. I disegni, i colori, davvero, io sono senza parole. Oltre che una favola, sembra anche di essere in un bellissimo sogno, perché ci sono queste tavole bianche che danno un po' quell'impressione di sogno, di una storia molto onirica. I personaggi mi sono piaciuti molto perché li ho trovati ben caratterizzati, veramente molto espressivi, soprattutto per quanto riguarda il viso. In particolare mi è piaciuto tantissimo Mono, il nostro piccolo protagonista, perché pur essendo un bambino si vede costretto a fare qualcosa da grande e all'inizio appunto è capriccioso, non vuole fare quello che gli viene detto. Però man mano in questo percorso acquisirà sempre maggior consapevolezza
capirà l'importanza del ruolo che dovrà andare a svolgere, ma soprattutto comprenderà il senso della vita. Ed è una storia che può parlare benissimo a qualsiasi persona, non necessariamente a un pubblico giovane, ma anzi, anche perché mette in luce, secondo me, alcune criticità della società d'oggi. Quindi è bello anche vedere questa piccola critica. È stata una bellissima esperienza leggere questo fumetto. Sono rimasta molto colpita perché i disegni mi attiravano tantissimo. Avevo visto online delle tavole, quindi non mi hanno delusa affatto i disegni. Pensavo che ne avrebbe risentito un po' la storia, invece c'è tanto contenuto dietro a una storia che sembrerebbe un po' una favoletta per ragazzini, invece è molto profonda. Questi erano quindi tutti i libri fumetti che ho letto recentemente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi qualche libro fumetto che ho citato, se vi incuriosiscono, insomma, fatemi sapere la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!